Giuliana sta in silenzio davanti alla finestra nuda, senza guardarmi. Sfiora con una mano una piccola lacrima e la riga una guancia. E aspetta, istanti, aspetta, non risponde. Poi si volta e mi offre alla vista il suo corpo senza reticenza. Senza respirare. Ho vissuto male. La decisione più difficile è stata pensare che dal questa tipologia di romanzo si potesse fare un film. Quella è stata la cosa più difficile. Poi quando ho iniziato a provare a scrivere la sceneggiatura, tra l'altro non l'ho fatto da solo, perché io non scrivo mai da solo le sceneggiature, ma l'ho fatto con Beba Slebovic e Angelo Orlando, lì a quel punto abbiamo visto quello che in chiave cinematografica poteva essere estrapolato dal romanzo. E abbiamo visto man mano che scrivendo che forse poteva venire fuori un film. Era un film anche tosto, difficile, perché molto costruito intanto su due attori. Perché piangi? Perché ti voglio. Sei innamorata di lui? Lo ami o non lo ami? Funziona così. Io sono sua moglie. E tu davvero pensi di essere solo questo? Personaggio di Leonardo, sai, fa un mestiere, sì, che è il poliziotto, ma vive assolutamente d'altro, insomma. Vive nel turbine delle sue emozioni, anche quelle più profonde, e naturalmente risente nelle sue scelte e nel suo modo di vivere l'amore che ha con Giuliana del suo passato. Le idee nascono in maniera veramente particolare, strana. A me nascono sempre da un'immagine che vedo. Mi ricordo che la prima immagine che ho avuto era questa immagine di questa bambina che correva inseguita dalla madre sotto la pioggia, e la madre cadeva e la bambina rimaneva ferma sotto la pioggia. Da lì ho cominciato a pensare chi è questa bambina, da lì è nato il personaggio di Giuliana. Poi ho pensato anche a chi poteva incontrare. Dove avete girato le scene? Noi abbiamo girato prima nel Salento, abbiamo girato, e poi abbiamo fatto tipo un on the road italiano, e il film finisce alle porte di Roma, vicino all'aeroporto. Com'è stato lavorare con la Gerini fianco a fianco? Beh, molto piacevole, è una grandissima professionista, un'attrice bravissima, che ha veramente bisogno di poco, un'attrice generosa, e se ne incontrano poche, donna dal punto di vista umano eccezionale, insomma ci siamo trovati subito. L'amarezza si è sciolta come un ghiacciolo al sole, la mia felicità è scoppiata come una bolla di sapone colpita da uno spillo. Ho vissuto il buio. Vedo Leonardo, e lo vedo che mi sbatte sul mestre, poi diventa Martino che piange con me alla morte di mio padre, poi di nuovo Leonardo che mi dice ti amo, e Martino che mi dorme a fianco, e tutte e due al mio fianco sul letto, e mi guardano, e caccio un urlo per fermare tutto, ansimo nel silenzio. Amore, dove sei? È entrato.